Milano, e quando si parla di voto ai sedicenni il nome che mi viene in mente è solo uno, una persona che ha un disperato bisogno dei voti perché non vota nessuno. Andiamo ad incontrare. Eccoci qui. Buongiorno Pippo. Buongiorno a voi. Allora, come va? Benissimo. Benissimo. Senti, allora, il voto ai sedicenni. Io appena ho sentito questa notizia ho detto, devo sentire Pippo Civati. Per te è una grande occasione. Spiega. Tu a voti come stai messo? Maluccio. Ecco, diciamo che la fascia d'età che va dai 18 ai 90 anni non te vota. No, purtroppo è così, numeri negativi a volte anche. Se invece, se ti si apre questo spiraglio che va dai 16 ai 18 anni meno un giorno, tu ci devi buttare di testa. Ah, dici? Tu sai come entrare in contatto con questi sedicenni? Non hai idea, no. Ho uno spin doctor per te. Davvero? No. Ma Pippo. Pippo. Allora, perché attenzione, allora, Leonardo Parata porta Pippo Civati in cerca dei voti presso nuove fasce generazionali in un... Dove state qua, Memo? Allora, stiamo in un locale famosissimo di periferia un po' di Milano che si chiama La Martesana. È una bocciofila, sì, dove tra l'altro io ho fatto un concerto per i miei... Sì, certo, il tuo tour. Il tuo tour, ma tu miss ti esibirai presto... Ma sai che ci stavo pensando perché è uno spazio stupendo. Soprattutto, facci vestita così, soprattutto. Ma sempre, ragazzi. Infatti, alla Martesana. Vestita così. Infatti, invece qua mi sei andata tutta... Comunque... E i due, guardate lo stupore di Memo, fa Pippo anche tu qui. Oh, ciao, ci siamo promessi su Twitter. Doveva frici la intanto, ecco, quello magari dopo, adesso concentriamoci su Pippo però. No, perché ti voglio bello attento. Allora, Mischeta, lei in quanto a giovani ne sa. Tu sei un bravo alunno. Sì, beh, se la professoressa sei tu. Sì, esatto. Ecco. Diciamo di qua che Pippo mi arriva già ai giovani. Ai 16 anni. Allora. Interessi dei giovani tra i 16 e i 18 anni. Okay. La seconda non si può dire, la terza. Che te ridi, Memo? Qual è la seconda? Che hai capito? Ha detto che non si può dire. Hai capito? così, vabbè, comunque. Musica! Musica! Un po' in bambola. Qual è la musica più diffusa adesso tra i 16 e 18? La trap. Qual è una delle caratteristiche della trap? Che ne so. L'autotune. L'autotune. La prima proposta che ti voglio fare è... Un comizio in autotune. Un comizio in autotune. Sì, ma anche il comizio con l'autotune effettivamente è una frontiera ancora inesplorata che però poi ho visto come sono andati gli altri, perché no? No? Magari uno si fa più ascoltare. Grazie. Questo è uno, quindi Pippo segna. Dobbiamo lavorare sui social. Che cosa devi comunicare sui social per far colpo su quella fascia d'età lì? Devi comunicare l'emozione, devi far vedere da una parte con i post. A me viene da ridere, scusami, non è per me. Ecco, questa è una cosa brutta, ho trovato questa. Ragazzi, io non lo so. Allora, Pippo è un alunno che a volte si applica, a volte no, ma non si può ridere in faccia alla prof, quindi su questo l'ho bacchettato. È vero, l'ho notato anche, no. Guarda, mi sono fermato. Vedi, guarda come ride, guardala. Guarda, che te, ma che ride così alla prof. Ok. Grazie, ma che mi fa ridere? Ti fa ridere avere una lezione gratuita, no, privata? Infatti. I 16 anni vogliono sapere la quotidianità di Pippo Civati. Beh. Cosa fai in questo momento? Ad esempio, storie immediate moderna, un boomerang, un memory image in questa situazione. Boomerang, ci muoviamo un pochino e realizziamo il boomerang. 3, 2, 1. Non so se mi, dopo questa trasmissione. Vediamo un po'. Ok, l'effetto è immediato. Cioè, ora veramente due persone avrebbero fatto qualunque cosa. Anch'io non sapevo, anch'io ho scoperto il boomerang. Sì, se lei ha detto muovete la testa come due scemi e voi tutte e due così avete fatto. Ragazzi, dopo questo è successo che Memo ha fatto più o meno 74 boomerang. Sì. Tra l'altro è diventato mega evoluto, si è fatto i filtri. Memo, ma l'obiettivo era Pippo, però la cosa incredibile è che ha cominciato a parlare i 16 anni lui. Memo è volato okay. Proprio di brutto. Vabbè, comunque, boomerang. Ai 16 anni piace. Ai 16 anni piace. Premi pubblica, fidati di me. Top! Questo è pollice su, ci piace tantissimo. Top, questo è top. Questo è top. Poi che altri consigli hai? La scarpa non va bene. Come non va bene? La scarpa non va bene, mi serve una sneaker. Capito Pippo? Però Leonardo, io ho già pochi voti così. Ti devi fidare. Tu il 16-18 sei al 100%, tutta l'Italia, vinciamo. Vinciamo. Ma infatti lui che non si fida. Tu continua a segnare Pippo, mi raccomando. Oggi è anche la festa del nonno, no? Oggi è la festa del nonno, è anche la mia festa. Io ho 4 nipoti. Deve essere chiamato un nipote. E comunque. Come lo... Questo è il momento di tristezza al finito. Vuoi fare un appello ai tuoi 4 nipoti? È vero. Veramente.
Quando si dice servizio pubblico. Mi considerano come nonno. Dai, non è vero. Aiuti Pippo. Intervistando qualche mio coetaneo, sì. Chiedere loro se sono loro nipoti sedicenni in grado di votare. Memo è un insider, non so se ci rendiamo conto della potenza. Lei se avesse un nipote di 16 anni, mi risponde, direbbe al suo nipote vada a votare per Civati. Conosce Civati? Certo che lo conosco. Ti conosce? Aspetta però, aspetta però. L'ha mai votato Civati? No, Civati no. No, Civati no. Hai visto Pippo? È quella fascia d'età. È così. Lei ha nipoti? Io ho due nipoti, uno di 21 anni e l'altro di 16. Di 16? No. Lei lo vedo votare, sì. Lei è giusto che... Sì, perché hanno già, le idee chiare. Come si chiama suo nipote? Matteo. Consiglierebbe Matteo di votare per Civati? Chi è Girati? Guarda, io sono... No, Gelati. Chi è Civati? Pippo? Queste sono solo conferme. Esatto, no? Sono molto confidente. Mi fa vedere Civati. Questa sono io. La signora cercava Civati dall'altra parte, ce l'avevate dietro? Mi fa vedere Civati? Guarda Civati come sbucate dietro. Chi vuole vedere? Vuole vedere Civati? Sono io. È lui. Signora, una domanda retorica. Lei l'ha mai votato Civati? Personalmente? Lui? Certo. No. L'ha mai votato lei Civati? Mai. Mai. Mai, sono mica Pirla. Così, buttata là così, povero Civati, salutiamo sempre Pippo. E butta sui giovani. Mi sei dicendo. Quindi, le conclusioni. Io sono a posto, insomma, mi pare che possiamo sfidare i colossi, sai, quelli che hanno tanti amici, tante risorse. Comunque hai dei nuovi strumenti. Ma sì. Dice Mischeta che recuperiamo, io. Che offro l'aperitivo, concludo così. Ti tocca perché l'hai promesso. Andiamo a vincere. Andiamo a vincere, ragazzi. Dai. Civati mantiene le promesse dall'aperitivo in poi. Dai, Pippo. Dai, Miss. Dai, Memo. Dai, Pippo. Mi raccomando, ragazzi. Un grande